Mercato Juve, Simeone si era mosso con insistenza per Bentancur. Bentancur, doppia risposta all'Atletico, la Juve si muove così a centrocampo. In Supercoppa si giocherà una maglia da titolare con Sami Khedira, ma in realtà la posta in palio è molto più alta, perché Rodrigo Bentancur è letteralmente esploso dopo una prima stagione da riserva della Juventus e adesso scalpita per essere protagonista anche nelle sfide future, quelle che contano. Ecco che il Milan Agueda si trasforma in un banco di prova importante in vista degli ottavi di Champions League contro l'Atletico. Proprio il club che la scorsa estate avrebbe fatto follie pur di portare il Lolo a Madrid. Mesi fa Simeone si era mosso con insistenza per Bentancur, i colchonerosi avrebbero voluto portarlo al Wanda Metropolitano dopo un mondiale vissuto da protagonista con la maglia dell'Uruguay. Ma gli oltre 30 milioni di euro messi sul tavolo non sono bastati a sgretolare il muro della Juve, decisa a non lasciar partire il classe 97 arrivato un anno prima dal Boca Juniors. Questione di prospettive, ma anche di quella clausola che Assice dura il 50 della futura rivendita al club di Angelici. Proprio su quella clausola si concentrano ancora gli sforzi di Paratici, deciso ad abbassare l'altissima richiesta degli Xeneizes, almeno 20 milioni, per eliminarla definitivamente. Anche in questi giorni che vedono la Juve attivissima a centrocampo, con Ramsey sempre in testa, l'obiettivo è quello di puntare su Bentancur, gestendone il futuro senza pesanti interferenze. La prima risposta all'Atletico è già arrivata, la seconda dovrà darla Rodrigo in campo.